Buongiorno a tutti raga, sono Jack97 e in questo video in cui vi farò vedere come fare una piccola intro con Cinema 4D. Okay. Allora, prima di tutto dobbiamo creare un testo, quindi andiamo su Mograph, oggetto testo. Poi scriviamo quello che vogliamo, in questo caso scriverò Jack, maiuscolo. Poi mettiamo la profondità, io consiglio sempre sopra i 50. Ok. Poi io consiglio di metterlo centrato, poi fate come volete, come mi torna meglio. Ok, poi andiamo a creare materiali. Facciamo un nuovo materiale, ci clicchiamo due volte sopra, scegliamo un colore, metto rosso, no, nero. Ok, nuovo materiale. Due volte, metto azzurro chiaro. Ok, poi per mettere i colori alla scritta e pure dentro e fuori i colori, dobbiamo trasportare entrambi i colori su oggetto testo. Ecco qua. Poi andiamo su nero, che in questo caso lo voglio mettere dentro, quindi andiamo su selezione, scriviamo C maiuscolo 1. Maiuscolo 1. C maiuscolo 1. Adesso quello chiaro. Andiamo e ci scriviamo C maiuscolo 2. Bene. Allora, facciamo l'incontrario, perché non so perché non me lo prende. Facciamo l'incontrario. C maiuscolo 1, C maiuscolo 2. Ecco, è venuto dentro azzurro chiaro e fuori scuro. Cliccando lì si fa anteprima. Ok, per ora viene così. Adesso facciamo un piano. Andiamo a cliccare tenendo premuto sul cubo. E andiamo sul piano, poi lo facciamo grande, mettiamo 1 tanti zeri su x e z, 1 tanti zeri, applica, piano gigantesco, sì, andiamo a vedere, ecco, poi il piano, facciamolo nero, ecco. Così abbiamo un bel piano nero. Bene. Poi possiamo fare che le lettere si muovono per fare questa piccola intro e andiamo a cliccare su oggetto testo. Poi clicchiamo su questo. Ecco, e si suddividono ogni lettera. Bene. Che sono, per esempio, se vogliamo muovere la J. La muoviamo, la mettiamo qui, poi e la giriamo così e così. Però ho sbagliato io, perché allora mettiamo che 30 keyframe, control click bisogna fare e la J sta là, a 0 keyframe, no, scusate, ho sbagliato, allora. Andiamo a portarla a 30. E sta qua. A 30 sta qua. Control click a 30. Poi portiamo a 0. La spostiamo dove vogliamo. Stiamo in alto. La sposto così. Control click. Poi facciamo che si sposta pure la C. Quindi portiamo a 40, la C sta là, portiamo a 0 e la spostiamo qua e la giriamo così. Ecco fatto. Poi
Poi possiamo fare, ecco fatto, una piccola intro, e così facciamo play, vedete che le lettere si girano tutte e vanno al loro posto, però se avete visto c'è questo punto qui in cui la C passa in mezzo alla K e non è una bella cosa, quindi noi facciamo così. Allora, facciamo che a 20, no, a, ecco, a 35 la K sta lì, e invece facciamo che a 0 la K sta avanti, la portiamo in 20. Ecco, control click. Adesso vediamoci. Quell'effetto già non si vede più. Insomma, c'è giusto il pezzettino qui. Vabbè. Poi, così vediamo prima. Poi possiamo fare un'altra cosa. Andiamo sul piano. Facciamo Ctrl C, Ctrl V e ne facciamo un altro. Ci andiamo a mettere a P. 90 gradi, ecco, così ci abbiamo un bel piano di 90 gradi. Poi ne possiamo fare un altro. Ctrl C, Ctrl V, un altro piano, sempre 90 gradi. Questo però lo spostiamo, lo mettiamo qua, lo giriamo così. Così. Ecco, così lo mettiamo ancora un po' più in qua. Ecco, prima ci saranno i muri. Adesso questo viene chiaro, però, e poi si possono mettere delle luci dicendo carino, cliccando qua, tenendo premuto, 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 luce. Facciamo una luce, ecco, sì, guardate che carina, ecco, per esempio, no? Poi facciamo play, e sì, ok, poi per salvare io faccio sempre rendering, anteprima, poi qui mettiamo tutti i fotogrammi. Qui io consiglio di mettere 1280, 1280, poi Quick Time secondo me è meglio. Fate ok, qui vi inizio l'anteprima. Io adesso metto in pausa così non la faccio. Ok, ho finito di fare l'anteprima, che è durata più o meno 2-3 minuti. Perché questa era un'intro piccola. Poi, finita, vi si aprirà questa faccia. Andate sul file. Salva come. Qui mettete non immagine statica, ma animazione. Formato, mettete Quick Time, filmato Quick Time. Poi qui lasciate tutto com'è. Fate ok. Poi dite la dove salvare, io lo faccio. Intro così, vabbè, insomma, diciamo qui strana. Fate salva e ve la sta salvando qui. Vedete qui, sta salvando. Adesso è veloce, non metto in pausa. Ok, finito di salvare. Bene, adesso rimpiccioliamo tutto. Eccola qui. Clicchiamoci.
Della fa ovviamente l'HD e la carica. Bene. Ed ecco qui l'intro che abbiamo fatto. Ok. Ecco, questa era un'intro piccola, semplice. Vabbè, ok, ciao ciao, iscrivetevi e commentate. Jack97228.